Il digitale oggi ha diciamo, subito un'evoluzione estremamente importante sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista della diffusione della tecnologia su tutti i mercati mondiali, quindi su tutti i distretti produttivi che ci sono nel mondo ceramico. Tutti, dico tutti e voglio sottolineare tutti, perché non è, come si intendeva forse all'inizio erroneamente, una tecnologia a favore solo di distretti produttivi di alta qualità, ma è una tecnologia produttiva che si è estesa a tutti i livelli, quindi sia al produttore emergente, quindi collocato in paesi emergenti che forse non hanno la necessità estetica di distretti più evoluti come quello locale piuttosto che quello spagnolo o turco, per parlare di alcune aree a noi vicine, ma è invece una tecnologia necessaria all'efficienza produttiva di ogni linea ceramica che abbiamo nel mondo. Tecnologicamente parlando siamo arrivati, credo, a un livello estremamente positivo, cioè oggi vediamo dispositivi di stampa che hanno un'efficienza produttiva estremamente elevata. Se facciamo solo riferimento a quello che si vedeva pochi anni fa, un paio d'anni fa, la media dei dispositivi che troviamo oggi sul mercato è estremamente migliore, quindi migliore in termini sia di qualità di stampa, ma soprattutto in termini di efficienza produttiva, proprio per andare a cogliere i vantaggi più concreti della tecnologia digitale, che sono sì estetici, ma sono moltissimo anche economici, quindi l'impatto che il digitale ha sulla produttività e quindi poi sulla costificazione del prodotto ceramico. Sacmi Intesa ha assolutamente puntato su questo nello sviluppo delle nuove serie di prodotto, ha però puntato anche sull'allargamento della tecnologia digitale verso altri settori della linea produttiva, perché il digitale, adesso si parla spesso e forse anche poco a proposito di full digital, quindi di digitalizzare le linee produttive, è indubbiamente la tendenza di oggi e sicuramente di domani, però poi servono i dispositivi, cioè servono delle stampanti, che siano queste quelle che conosciamo, quindi le stampanti che ormai ci permettiamo di chiamare convenzionali, che applicano la struttura grafica del prodotto, servono anche invece stampanti che applicano altri tipi di materie che vengono comunemente utilizzate nel processo ceramico e che ancora oggi non riescono ad essere digitalizzate. Sacmi, anche per l'opportunità che ha di avere una visione complessiva della linea di produzione, interviene ad introdurre la tecnologia digitale non solo sull'applicazione grafica del prodotto, ma anche sulla costruzione, diciamo sulla formatura del prodotto, quindi prima del processo di pressatura, sia questo declinato sulle linee continua più di nuova evoluzione, piuttosto che invece sulle presse tradizionali, come anche successivamente alla formatura con l'applicazione in secco, sempre in digitale, di materie, di graniglie, di smalti e quant'altro, tutto a concorrere a comporre un prodotto ceramico che sia non più la sequenza di applicazioni analogiche, ma la sequenza di stampanti digitali. Al contrario di quanto si pensi, ossia che la digitalizzazione porta o possa portare a un appiattimento dell'evoluzione estetica del prodotto, in realtà l'introduzione di diverse materie, smalti, effetti, colore, graniglie, rimette nelle mani di chi crea l'estetica la creatività, cioè la sequenza di come vengono utilizzate queste stampanti, piuttosto che le materie con le quali vengono utilizzate, dipende dalla capacità creativa di ognuno
a comporre un prodotto.